siete? C'è nessuno? Nessuno? È carnevale, ragazzi, ci siete? Ciao, ci siete! Non sono ancora le 21, ma stai a guardare il capello, io sono qui prima per darvi il benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti, ti saluto di Matteo 76. Ciao, Simona, Barbara, Mercy, Greta, Sonia, Italia. Ciao Irman, Ilaria Angela, Yasmin, Greta, Concita, ciao Maria Roberta, ciao. Va bene, Greta, va bene, strisciando, strisciando. Va bene. Ciao Fabio, grazie, un saluto all'Abruzzo. Ciao, ciao Zai, Iman, Anna, buonasera. Anna Melle, buonasera, ciao a tutti. Come mi vedete? Mi dà fastidio questa rigatura? È da mezz'ora che stiamo cercando di eliminarla. Se non si vede, ricaricate la pagina. Buonasera Laura, Simona, ciao. Ciao. Jessie, sì, ciao. Ciao dalla Grecia, Maria Luigia, ciao. Che bella la Grecia. Allora, ciao a tutti. Mio marito mi ha tolto la slide, quindi non può. Eccolo qua. Finalmente, ciao, ciao Maria Antonietta. Ciao, la TechStart. Su stoffa dici? Non proprio, però vado a vederla. Qual è quella con gli strizzetti? Ciao. Angela, con tutte le cose che ho visto. Che fai? Mi hai fatto venire voglia di fare tanti lavoretti e per fortuna non le faccio per nulla, io le faccio per farmi venire voglia. Ciao a tutti! La riga è fastidiosa, ma non so come toglierla. Lo sapete come si toglie? Solo se Gabriele si mette accanto a me. Fai vedere, fai vedere. Ciao! Fai vedere. Ecco, arriva lui col suo. No, non si toglie neanche con te stavolta, hai visto? Prima si toglieva, arrivava Gabriele e scompariva. Sì, si toglie, si attutisce notevolmente. La riga è innamorata di Gabriele. Dai, però togli questa finestra, se no io non li vedo più. Allora, ciao a tutti. Grazie Silvia, sono super stanca, manca una parola. Ciao, grazie. Rachele, ciao, buonasera, buona sorte che l'impasto per l'inizio è straordinario. Evviva! Sono contenta. Ciao Lara! Anche tu mi manchi, torna presto, se no salgo io uno di questi giorni. Ciao, sono felice, Alexandru. Allora, Maria Luigia, non ti ho corretto? Penso di averti corretto, però dopo vado a vedere. Se non ti ho corretto, ti correggo. Non è la fine del mondo, tanto non ti avrei detto cose che ti avrebbero cambiato la vita. Ascoltando la lezione potrai tornare a correggere da sola, ma io ti correggerò. Poi alla fine vado, anzi me lo scrivo, Maria Luigia, vado a vederti. Luigia. Ok. E poi vi dico perché qualcuno non lo correggo. Grazie a voi, Simona. A me fa piacere dedicarvi del tempo. Ciao Rita, benvenuta. Wanda, buonasera. Veronica, ciao. Siete tutti il primo anno, eh? Jasmine, Alexandra. Perché? Oggi alla Lidl ci hai visti? Dai, ci ha fermati anche un'altra amica di Arte per te. Peccato, a me fa piacere quando ci fermate. Sì, devo farla, Angela, qualcosa di acrilico, è vero. È che il tempo è poco, ragazzi. I giorni si ostinano a farli di 24 ore. Stasera a Gennaro si parla di disegno. Una maschera di Pulcinella, quindi potrebbe interessarti per assonanza col nome. Sono Stella, mi hai chiamata Morena. Oh, scusami, non so perché ti ho chiamato. Stella, Stella, ti ho chiamata Morena. E perché ti ho chiamata Morena? Ti ho dato. No, c'era una ragazza che si chiamava Morena e tu. Quindi ho messo sotto il tuo disegno il commento di Morena, mi sa, mi sa. Sono felice, Clara.
No, Maria Luigia, no, no, io non faccio di queste distinzioni. Grazie, Giulia. Dici? Ma. Anita, ciao, Davide, ciao, Rosario, Raffaella, bella. Aspetta, casa, mi togli i commenti mentre parlo. Io non riesco più a sentire. Farai un vuoto alla spesa della spesa di oggi? No, però prossimamente sì. Laura, mia mamma dice che ho la pazienza dei pazzi, quindi sarò pazza. Ciao Erika! Sono felice, Erika. Un bacio. Sto benissimo stasera. Vabbè, io grazie, me lo prendo tutto, ma ragazzi, quando ci sono le dirette del giovedì sera, sappiate che io ho i capelli ridotti ai minimi termini perché li laverò domani mattina e sono io ridotta ai minimi termini perché per me il giovedì è il giorno proprio picco del lavoro, poi il venerdì ce l'ho un po' più calante e il sabato mi fermo. Sono contenta, quindi di dirmi il giovedì sera che sto alla grande, io vi ringrazio e vi voglio bene, vi voglio bene. Sono contenta, Antonella. Sono contentissima. Certo che vi saluto. Domani troverete anche l'estrazione della gomma, che vi dico sinceramente che ancora non ho fatto. La faccio stasera dopo il video e la leggo al video di domani, eh? Ma brava! Jeremy, bravo, fai bene. Non sei pronta per il secondo, Simona? Allora, io vi lascio liberi, io do un'indicazione. Puoi anche provare un disegno, se ti viene troppo difficile, ritornare al primo. Ma visto il disegno che assegnerò stasera al primo, ma quasi quasi conviene passare al secondo. Ciao Jeremy, ciao Chiara. Sì, Simona, stai tranquilla. Ciao Fiorella. Che state facendo? Da che vi vestite a Carnevale? Io da niente quest'anno purtroppo. Forse non arrivo neanche a fare un video in maschera per arte per te, però mio figlio si veste da Super Mario, non potrebbe essere altrimenti. Però l'anno scorso era Super Mario Basic, quest'anno è Super Mario Odyssey. Grazie Maria Luigia, grazie. Ciao Luciana. No, ancora no, Alexandro. Ciao Stefania. Da gatta Aurora, fantastico. Sì, penso proprio di sì, Fiore. Sai, nella classe sono tutti bravi a disegnare, io invece una frana. Ben presto sarai la più brava di tutte. Francesca, Sì, sono ciao. le 9. Sì, allora ragazzi, sono le 21:02, possiamo cominciare a parlare. Allora, certo, ora vi dico tutto, Selene. Cominciamo prima dai vostri disegni. Primo appunto, oggi moltissimi avete sbagliato la grandezza della maschera, cioè le proporzioni. Ragazzi, quando fate, per adesso non mi scrivete, ciao Maria. Non mi scrivete perché per adesso non vi sto guardando, sto parlando io e quindi guardo la videocamera per guardarvi. Dopodiché, appena smetto di parlare, potete dirmi quello che volete, però per adesso non vi posso leggere. Allora, quando impostate un disegno su un foglio A4, voi immagino abbiate una fotocopia accanto. Se non l'avete, male, perché non si copiano i disegni dallo schermo del PC, perché lo schermo del PC è mandato sempre a microvibrazioni che vi fanno saltare gli occhi dopo poco e non vi permettono una giusta concentrazione. Quindi fotocopiate sempre il disegno. Dopodiché avrete una fotocopia, ragazzi, è una 4, dividetela in 4. Quindi dividete in 4 anche il vostro compito. E senza usare una griglia effettiva, cominciate a prendervi le misure. Per esempio, nella fotocopia la fronte ha questa dimensione, da qui a qui, quindi io le seguo. Dopodiché il naso da qui a qui, l'ampiezza da qui a qui, segnatevi i punti, su quello poi tratteggiatevi il volume. Cancellate le linee e mettete accanto i fogli, le linee di squadratura dico, e mettete accanto i fogli. Così vi rendete conto se il volume occupato dal vostro disegno è il medesimo.
centimetro più, centimetro meno, millimetro più, millimetro meno, non potrà mai essere uguale, ma è similare nelle dimensioni a quello della fotocopia originale. Solamente dopo che vi siete accorti che il disegno è preso in sviluppo, quindi in altezza e larghezza uguale a quello dell'originale, procedete, perché se fa né è giusto procedere senza aver preso il volume totalitario della cosa che state disegnando, cioè cominciare dalla fronte e disegnare la fronte a poco senza sapere dove arriverete, perché disegnando ci si perde. E allora prendetevi i volumi, dopodiché andate a mettere: questo è per la fronte, questa è la porzione del naso, questo saranno le guance, e via discorrendo costruirete la vostra figura. Fatto così, è difficile che sbaglierete le proporzioni, è difficile che ci saranno delle fronti piccole così e dei nasi lunghi così, ma tutto acquisirà un'armonia di costruzione e composizione. Prima cosa, quindi non andate a braccio nel disegno, siete al primo anno, non potete improvvisarvi né buttarvi nella libera trattazione dell'opera, dovete necessariamente avere le proporzioni giuste sul foglio, un po' come fanno i pittori che prendono le misure con il manico del pennello, no? O col dito, come si faceva una volta. Oggi vedrete molti che prendono le proporzioni puntandosele sul manico del pennello le varie misurazioni. A questo serve. Allora, altra cosa, l'una chiama le altre, la posizione errata del soggetto. Se un soggetto è posto su un piano quando io ve lo faccio disegnare, voi dovete capire in che relazione si frappone, si contrappone al piano, cioè se è posto in maniera verticale, orizzontale, trasversale, se il piano lo interseca in maniera strana. Insomma, questa maschera era messa in modo trasversale, quindi tutte le linee di composizione dovevano essere trasversali. Quindi, anche se gli occhi sono posti uno accanto all'altro, in questo caso gli occhi si erano uno accanto all'altro, ma erano l'uno accanto all'altro seguendo una linea ben stabilita. Non potevano essere su una maschera posta in trasversale gli occhi in orizzontale, perché tutto il disegno sarebbe poi stato sfalsato, come per molti lo è stato. Quindi dovete orientare tutto il vostro disegno con le linee guida del piano. Se è posto trasversalmente rispetto al piano, tracciate tante linee trasversali. Sono principi di prospettiva pratica che vi servirà per seguire il giusto andamento del disegno. E questo è stato un altro errore. Altro errore molto visto stasera: il chiaroscuro dato per abbreviarsi il lavoro. E non dite di no. Sai che faccio? Io prima metto tutto il nero e poi tiro fuori i bianchi con la gomma pane. No, non verrà mai un buon chiaroscuro così, assolutamente. Ricordatevi ragazzi, se uno si accorcia il lavoro prima, guarda, lo dicevo oggi stirando una cosa che avevo dimenticato di stirare tempo fa. Allora, se uno si accorcia il lavoro prima, poi ne viene un lavoro immenso dopo per recuperare quello che ha lasciato indietro. Allora, il chiaroscuro si chiama così, se no si chiamerebbe lo scuro chiaro, non a caso. Si parte dal chiaro per arrivare allo scuro. Il chiaro è quello del foglio e deve rimanere quello del foglio. Cioè, voi avete la vostra immagine, vi segnate idealmente le parti che devono rimanere lumeggiate, dopodiché andate a sovrapporre la prima mano di chiaroscuro nelle parti più scure, poi la seconda e le estenderete alle parti medio scure, la terza, la quarta, la quinta, la decima, la quindicesima, e andrete ad intensificare sempre di più le zone scure e a lasciare sempre più in luce le zone super chiare, ponendo tra l'oscurissimo e il chiarissimo una gradazione di transito che prenda almeno i 10 toni di grigio intermedi, che non è uno e non sono due, sono almeno 10 le tonalità di grigio intermedi. Quando io vi dico poi
lumeggiati bianchi con la gomma pane. Mi sono affogata. Intendo dire che quando voi portate avanti un disegno con questa parte della mano, sicuramente sposterete moltissima grafite. Quindi le parti bianche, andando a compilare il disegno, si macchieranno leggermente di grafite. E allora voi a quel punto, lì dove avete sporcato involontariamente con la vostra mano, andate a tirare fuori il bianco assoluto. In questo modo avrete dei bianchi sgargianti e vibranti, no? Dei bianchi che sparano e stagliano bene il disegno. Né è giusto, come ho visto oggi, passare nettamente dal chiaro allo scuro, perché questo dà un tono fittizio e fotografico quando è fatto bene, ma fittizio quando è fatto malamente al vostro disegno. Sfumate sempre le gradazioni di colore, anche lì dove c'è la linea netta tra bianco e scuro, tra bianco e nero, ma tra il bianco e il nero passatelo lo sfumino, un colpo netto per ammorbidire quel passaggio, perché la luce ci accarezza morbidi. È difficile che ci siano dettagli troppo fotografici se l'immagine non è rimaneggiata. Ecco, quindi state attenti a questo. Ok. Poi, proporzione, chiaroscuro netto, quindi il chiaroscuro netto, altro errore, ho visto dei chiaroscuri molto tagliati, cioè a zolle, zona di grigio intermedio, zona di bianco, zona di nero, dà un effetto molto particolare al disegno, devo essere sincero, mi piace abbastanza da vedere, ma in un'esercitazione in cui dobbiamo sviluppare un disegno figurato, dobbiamo farlo somigliare il più possibile all'originale. E allora in questo caso, no, abbandonate questo genere di coloritura e fondete, come vi dicevo prima, tra di loro i grigi nelle varie tonalità. Altra cosa che vi devo dire, i contorni ancora o sono a linea contornata, non ne voglio vedere più. Contorni a matita, non ne voglio vedere più. Siamo a febbraio, ok ragazzi? Vi ho detto che il contorno dell'immagine a matita non esiste, dovete raggiungere il tono. Mentre per quanto riguarda, e qui divento severa, e per quanto riguarda il contrario, perché c'è anche l'altro risvolto della medaglia, non esistono neanche i contorni sfumati, cioè la mia immagine qui non finisce sfumata nel nulla, come se mi diradassi nella nebbia. Il contorno c'è, ma fa parte del volume dell'oggetto, fa parte o di un chiaro dell'oggetto o di un chiaro in contrasto col fondo scuro o di uno scuro del soggetto in contrasto con un fondo chiaro. Il contorno c'è, è netto, ma non è una linea, è un volume. Quindi rappresentatelo con il chiaroscuro come un volume. Che altro? Ah, basta. Dal punto di vista correzione, diciamo che oggi ho detto tutto. Quello che vi dovevo dire è che i vostri disegni mi hanno segnalato. Due cose riguardo le regole del corso di disegno. Primo, ragazzi, io correggo durante il... Voi postate dalla sera prima fino alle 14. Però io non è che poi sto lì a correggere subito i vostri disegni. Molto spesso lo faccio perché se sono a casa a lavorare posso farlo. Per esempio, oggi ero a lavorare fuori casa e quindi non potevo stare al PC a correggere i vostri compiti. Non andate in panico, se fatte le 6, le 7, non vedete corretto il vostro compito, non vi preoccupate perché prima delle 9, comunque, a meno che non abbia una svista epocale, come è successo per esempio a quanto mi dice a Maria Luigia, io i compiti li correggo tutti. Altra conseguenza che è successa oggi è che non vedendovi corretti verso le 6, le 7, avete ricominciato a ripostare i disegni. Questo è sbagliatissimo, sbagliatissimo perché mi sembra che i disegni siano ancora di più e mi viene l'angoscia e dico, Dio, non finirò mai. Per fortuna io ho una buona memoria visiva, quindi leggo i vostri nomi e dico, ma io questo l'avevo già corretto, però perdo tempo per andare a cercarvi. Oggi, per esempio, di Natasha ho corretto due disegni. Ora,
Natasha, avrai due correzioni differenti perché io ogni volta che vedo un disegno noto cose differenti, non noto sempre le stesse cose perché il colpo d'occhio è quella, la sorpresa del vedere il vostro disegno è quella che mi segnala gli errori più evidenti. E poi, sì, Alice, l'estrazione della gomma esce col video di domani, sì. E poi, Stava rispondendo. ah, ok, mi sono. Ragazzi, l'estrazione della gomma esce col video di domani. Grazie Alice per averlo sottolineato. E poi così mi prende un colpo perché dice: come mi aveva corretto delle cose prima e poi mi sta correggendo delle altre cose dopo? È tutto sbagliato? No, non è tutto sbagliato il disegno. È semplicemente che in un disegno. Le cose sbagliate, se io dovessi correggervi in ogni disegno, non ti preoccupare, Natasha, era un esempio il tuo, non è che ce l'ho con te. Se io dovessi, non sei stata solo tu a ripostare due volte, ce n'erano tanti. Mi ricordavo il tuo nome perché era più particolare. Se io dovessi correggere di ogni disegno tutti gli errori che trovo, poi non partecipereste più al corso di disegno perché direste: ma questa ha puntato il dito su ogni centimetro del mio disegno. Ma perché ovvio, arrivo io, bella bella, fresca fresca, senza aver mosso un dito e vi correggo facilmente. Ma siccome io sono una anche che le ha fatte queste cose, che le fa, so bene la fatica che c'è dietro. Quindi quando correggo, io correggo. Rossella, ciao! Mua, bentornata Rossellina, come stai? Un bacio da tutti noi. Un bacio. Un bacione Rossella. Allora tutti ti saluteranno, goditi i saluti Rossellina, io intanto vanno avanti. Anna Maria, rifammi la domanda che non ti ho sentito. Allora, che non ti ho letto e non ti ho sentito, ragazzi, sono andata. Allora, quindi, scusate, sono contenta di rivedere una nostra corsista, Rossella, voi la conoscerete bene come me, quindi sarete felici di averla anche voi di nuovo qui in collegamento con noi. Allora, vi stavo dicendo. Ragazzi, non vi preoccupate, io i tempi li ho. Se do il corso alle 21 di sera con le correzioni è perché mi do quello come tempo per correggere tutti i compiti. Io entro le 21, vi correggo tutti. Poi, siccome come avete visto siete un centinaio e forse più come i puffi, capita che qualcuno nello scorrere del disegno tra tablet, cellulari, computer, situazioni diverse in cui io vi vado a correggere, qualcuno mi scappi. E quindi può succedere e vi chiedo scusa, ma voi capitemi, quando vi scappa qualcuno non è perché il disegno è brutto o vi faccio lo sgarbo ad personam perché non voglio correggervi il disegno, mi è semplicemente sfuggito. È come quando non vi rispondo alle mail, non è che non vi rispondo perché io non rispondo più alle mail, è che siete tantissimi ragazzi, dovrei stare tutto il giorno a rispondere alle mail. E allora io ho finito, vi ho detto tutto. Vi do adesso l'anticipazione sul nuovo disegno. Per la prossima volta disegnerete un bellissimo uccellino. Appena lo posterò, ci sarà un suicidio di massa, io già lo so, però, ora ve lo spiego così capite. Io vi posterò un uccellino. Voi di questo uccellino dovrete fare tutte le linee principali. Da prima a matita e poi, dopo che siete certi di quello che avete fatto, le ripassate con una penna tipo tratto pen, per intenderci. Quindi voglio un disegno che sia solo linee nere su foglio bianco. Perché vi sto assegnando questo disegno? Per farvi abituare a prendere le misure. Un uccellino è fatto di varie parti, le piume tra di loro sono distanziate, quindi sono delle zolle che voi dovrete fare e quindi dovrete prima dividere il foglio. Potete fare anche la griglia se vi interessa. Ciao Ile! Ciao Super Reb! Allora, bene Maria, sono contenta che tu hai capito benissimo. Laura, non ti spaventare, ancora non l'hai visto, hai tutta la notte per pensarci, spaventarti, contorcerti nel letto, però vi assicuro, è terribile. Ciao Pier. Allora,
Non è un corvo, perché il corvo è tutto nero, sarebbe troppo facile. Invece questo è un bellissimo uccellino variopinto. È molto vivo, Selene. Guarda, è vivo. Alla fine, forse morticina, tra virgolette, sarei tu con la lingua di fuori. Però il disegno è vivo. Allora, disegnatelo a matita. Assicuratevi che ogni punto sia distante al punto giusto rispetto all'altro. Dopodiché, ripassatelo a penna. Fate asciugare per almeno mezz'ora, quindi passate la gomma e la matita. Te l'avevo detto, Simona. Allora, stasera ho promosso un po' di persone al secondo anno. Le persone che ho promosso al secondo anno non devono fare il disegno che ho già assegnato al secondo anno. No! Fermatevi, riposatevi. Se io vi dico di riposarvi, non è per chissà quale motivo o perché penso che non ce la facciate a fare il disegno, ma perché vi serve questa pausa di esercizio? Vi serve per riposare l'occhio, l'attenzione, l'osservazione. Perché poi pennarello no, allora uso una biro, Simonetta, perché il pennarello ha la punta troppo grossa. Perché poi dovrete passare a un livello di attenzione molto più ampio. Quindi, raga, in che senso gomma e matita? Vediamo se è un pasticcio. In che senso penna e matita? Ragazzi, è un pasticcio che ho. In questo senso, dovete fare linee con la penna. Questo è un patapocchio mio di oggi mentre stavo al telefono. Linee con la penna. Quindi, semplicemente, prima ripassare. Aspetta, che sto passando da pala in frasca. Che stavo dicendo? Quindi, secondo anno. Secondo anno, non fate il disegno, prendetevi una pausa, aspettate la nuova assegnazione. Ritorniamo al primo anno. Thank you. Bye. Come si chiama? Yeweburnuft. Ciao. What's your name? Allora. No, non l'ho letto. Allora, perciò. Ma vorrei chiederti se hai delle idee per dei lavoretti da far fare ai bambini per la festa del papà. Cerca la playlist. Allora, vai sulla home page, clicca qui dove c'è la scrittina Arte per te sotto al video in neretto. Cerca la scritta, poi quando ti si apre l'home page, cerca la scritta playlist. Ti si apre una raccolta di video divisi per argomenti. Quindi cerca Festa del Papà, oppure sulla barra di ricerca cerca Festa del Papà Arte per te e trovi la playlist. Quante ore secondo te in media servono per fare un disegno? Italiana, Ah, sei italiana? australiana. Ah, ok. Ciao, e come ti chiami? Non ho letto il nome. Allora, significa. E allora, per fare un disegno, ciao Laura, per fare un disegno servono dalle 6, un disegno come questo? 6-8 ore, ragazzi, ma 6-8 ore di silenzio assoluto e massima concentrazione per farlo bene. Quindi 6-8 ore, anche 10 per alcuni. Dipende. Mi consigli della marca delle matite che fanno uscire bene il nero? Perché con quelle che uso io non esce. Come si chiamano? Le Stabilo, le Acqua Le Color. larve. No, le Stabilo, le Acqua Color. Ok, nulla Margherita. Ombretta, non mi lasciare il fidanzato senza bigliettino di San Valentino questo anno. Hai ragione, ci La pensavo playlist. oggi. Però c'è la playlist di San Valentino, li hai fatti già tutti? Ancora non hai cambiato fidanzato, cioè all'occorrenza si cambia fidanzato e si fa lo stesso bigliettino, insomma. 6-8 giorni vorrei dire. No, Laura, io anche 6-8 giorni, ma se in quei 6-8 giorni vi prendete un'ora di assoluto silenzio, ma voi state in assoluto silenzio quando fate il disegno, vi chiudete e vi fate La nascita di Venere di Botticelli, solo che non riesco molto a disegnarlo. Potresti per favore darmi una dritta? E anche lì devi osservarlo molto bene, Antonio, e dividilo in griglia, perché sennò La nascita di Venere senza una griglia non lo potrei fare mai. Molto, Pier. Perciò vi stavo dicendo, ah sì, che quando fate un disegno dovete
alienarvi dal mondo, cioè stare seduti sul vostro disegno e non pensare e non ragionare dopo devo cucinare questo, dopo devo fare questo, dovete pensare al disegno, devo disegnare da qua a qua, non sto facendo un uccellino, maledetto uccellino, ti devono cascare tutte le piume, ah ma questa, perché voi pensate questo, cioè mentre disegnate, se il disegno non viene bene, sentendo musica con parole, Deborah, sì, sbagli, devi disegnare sentendo musica, una melodia, ma se tu poi ci canti le parole, attivi il lobo logico-analitico e il lobo creativo, ciao ciao, viene interdetto. Anche le Castle, sì, le Faber Castle 9000 sono buone. Benissimo. Dunque faremo solo il contorno? No. Devi fare il contorno e l'interno. Allora, questo uccellino ha il contorno, l'ala, e gli fai l'ala. All'interno dell'ala ha tante piume, microzolle, no? Di fatte di piume che si sovrappongono, e le fai tutte. Ha un corpo fatto di piume, e le fai a una, tutte. Non proprio i contorni, quelli che si vedono. In pratica dovete individuare gli scuri assoluti e contornarli. Avrà un occhio, avrà un becco, avrà una zona. Insomma, ragazzi, attivatevi. Ok? Perfetto, Maria Celeste. Vuol dire che sei sulla buona strada, se ti riesci ad alienare. Eh sì, l'uccellino arriverà calvo alla fine. Bravo, Pier. Allora, certo che sono su Instagram, non siete iscritti su Arte per Te, dovete cercare Arte per Te, logo rosso, pennello bianco, sono sempre come io. I disegni su Facebook? I disegni su Facebook si postano andando su post, si aprirà la cartellina, il vano dove potete scrivere, lì mettete il vostro disegno tramite la foto. Bene, Laura, infatti si vede il miglioramento, la musica buona fa venire fuori i disegni pro buoni. Lo state vedendo Sanremo? Che domande sono? Allora, in pratica lo disegniamo per intero a matita, e dopo appena lo ripassate. Ho fatto il disegno della maschera in 4 ore senza stampa. Devo iniziare a cucire il vestito di carnevale per la mia bimba. Ora lo sto terminando. Potrei condividere su Arte per Te i miei lavori? Ma quale? Il disegno che hai fatto? Sì, condividilo, certo, Patrizia. Ma l'hai condiviso? No, non sto capendo. Te lo posso inviare la foto su Instagram così no. Mi dai qualche dritta in live? No, adesso no, Riccardo, perché sto parlando con tutti, non posso dedicarmi solo a te. Tu mandalo e poi quando lo riceverò ti risponderò. Allora, Marzia, non c'è lo spazio per scrivere. In che senso? Come diceva... Ora te lo trovo il post, poi più tardi ve lo faccio vedere come si fa. Ma comunque, ragazzi del corso, voi che già lo fate abitualmente, che postate le foto, per favore, di nulla Riccardo, scusami, però in questo momento capisci che non posso. Aiutate Marzia, glielo fate un post per fare vedere come postare. Eh? E quindi... Sì. Devi fare in pratica il contorno e le piume, i contorni delle piume, l'ala, i contorni dell'ala. Ah, Pier, sei una donna, perfetto, scusami. Non... Ciao Gabriele, sei dietro le quinte? Sì, è lì che mi rompe. Allora, sempre. Perfetto. Ma no, non è possibile, Isidor, che non ci sia più... Hanno cambiato le impostazioni di Facebook, posso crederci? Dovete andare... Hanno spostato la sezione. Dovete andare su post. Vai a vedere la sezione post e vedi se ti riesce. Del resto, oggi avete pubblicato in 100, quindi in qualche modo si farà. Si deve cliccare su post e poi scrivere il post, infatti. Grazie, Riccio Capriccio. Alba. Allora, Isidor, vai su post,
Quindi scrivi il post. Ci sarà anche l'immagine della fotografia o dell'immagine e la inserisci. Non so se hanno cambiato le impostazioni, ragazze, non so. Purtroppo Facebook è un social che lavora contro di noi. Non è un social propositivo in questo. Ci mette... Sì, tutto ok, che gioia. non ci mette molto a nostro agio, neanche a noi creators, diciamo così. Tina, buonanotte. Allora, ragazzi, se non avete più nulla da dire, la velatura della maschera del secondo anno va fatta su tutto il viso, bisogna escludere la parte attorno agli occhi, oh madonna, non ce l'ho davanti. Se ci sono dei bianchi assoluti, la escludi. Se è tutto avorio, la metti, ok? Ma quando si fa un nero assoluto, come si fa a togliere completamente la traccia della matita? Con lo sfumino, o con un cotton fioc, o con qualcosa, con un tovagliolo di carta e il dito. Io penso che Facebook è impazzito, diciamo. Ciao Francesca, del secondo anno, posso barare e usare una matita colorata nera anziché una 8B? Verrà bruttissimo. Tu lo puoi fare, Francesca, ma l'effetto è bruttissimo. Per me lo puoi fare, ma l'effetto si vede che è colorato e graffite, perché sono neri differenti. Ah, Laura, ti sei persa quando ho parlato del prossimo disegno? No, ho già annunciato che sono stata perfida. Sì. È bello però, è un disegno molto bello. Ragazzi, allora, se non abbiamo più nulla di importante da dirci, io ho un figlio che chiede di me. È dorata, allora verala, sì. Spruzzare la lacca a fine disegno, perché? No, metti una velina sopra e conservalo, non è, perché poi ingiallisce. Sì, aspetta Wanda che la penna si asciughi bene. Allora, Miss Silver Makeup, il giovedì sera, stasera, io assegno un disegno. Segui quello che bisogna fare, dopodiché lo posti in data in cui lo dico. Come, Ga? Del primo anno, certo. I pappagalli cartoncino grigio, ma è terribile, come fa farlo venire fuori meglio? Quali pappagalli? Ne ho assegnati tanti, non me li ricordo. Ciao Gabriele, un abbraccio. Ciao. Grazie Antonio, sono felice. Ciao piccolo. Ciao Ile, ti voglio bene. Fiorella, Bimbo deve mangiare? No, Bimbo ha mangiato assai, però voleva prima un dolcino e quindi aspetta me per il secondo round. Grazie a te Maria Antonietta, grazie Lauretta, ti voglio bene, ciao. Allora, volevo sapere una cosa, mi hai detto di correggere la punta del naso della maschera, ma se ho bisogno di aiuto posso chiederti? Sì, se non hai capito chiedimi pure, non c'è problema. Ok, appena lo vedo ve lo dico, Francesca, perché per adesso non ce l'ho davanti. Come farli uscire bene? Spingili fuori con o lo scuro o il chiaro, perché che hanno? Sono quelli azzurrini, mi pare, quelli che si abbracciano. Ok, Paola, col bianco, quelli con i colori chiari, devi farli uscire bene. Ragazzi, basta. Fermiamoci qua. È stato bello, godetevi un bellissimo fine settimana, ci vediamo domani con il nuovo video, vedrete la libreria finita. Perché mi scrivi dove lo trovano l'uccellino? L'hanno chiesto. L'uccellino lo trovate sulla pagina Facebook di Arte per Te. Sezione foto, andate su album, compiti di disegno, scorrete quelli con la data più vicina. Rossellina, bentornata, auguri di pronta guarigione in tempi brevissimi, ti vogliamo tutti un sacco di bene, ci sei mancata. Ciao a tutti, ciao Gio, Grimù, Giovanna, Francesca, Leonora, Simona, vi voglio bene a tutti, ciao, ciao, ciao. Grazie di essere stati con me anche stasera, è per me sempre un piacere correggere i vostri compiti e avervi con me. Vi voglio bene e anche se io magari nei compiti certe volte, perché siete 100 ragazzi, non mi perdo molto in chiacchiere e non vi dico che apprezzo tutto il lavoro che avete fatto e vado lì a puntare il dito solamente sulle correzioni, non è per mancanza di tatto, è per mancanza di tempo.
Ok, e quindi non avendo tempo vado subito al punto, ma sappiate che io valuto i vostri lavori con enorme rispetto, non c'è nessuna valenza giudicatrice, solamente l'intenzione di farvi attenzionare lì dove vi siete distratti. Quindi ragazzi, qui nessuno giudica nessuno, siamo tutti qui per imparare, io per prima. Quindi, perché io imparo molto dalla vostra volontà, dalle vostre soluzioni ardite, insomma. Bravi, bravi tutti, solo per il fatto di esserci. Vi voglio bene, ci vediamo presto, come sempre. Buonanotte a tutti, buonanotte. Ciao, 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 vi voglio bene.